senza parlare a metà. Dimmi cos'è che veramente tu vuoi, senza trovare più scuse. La verità mai più nessuna bugia, dovunque ci porterà. Io so che cosa si fa per imparare ad essere se stessi. Devi capire chi sei, devi sapere sempre dove vai e prevedere le tue mosse. Tu come me, in fondo al cuore chiuso troppe porte, credimi. Tu come me, hai le giornate che sono troppo corte. Ho deciso di tornare alla pittura. Non te la cavi male, sai? Sì, certo che lo so. Troppo cupi per i miei gusti. Mi piacciono i colori forti, brillanti. I quadri sono sempre lo specchio dello stato d'animo del loro autore. E io ora mi sento di dipingere più luce. Più potere, forse. Sì, qualcosa del genere, sì. Mi sento più sicura. Sì, è così. Più sicura. Si direbbe che le tessere del mosaico comincino a incastrarsi in maniera piuttosto interessante. A che ti riferisci? La morte del povero Antonio ha modificato la posizione di tutti noi e anche la tua, naturalmente. La morte porta sempre dei cambiamenti. Roberta, voglio essere sincero con te. A prescindere dal dottor Morandi, io non credo che tu sia la persona più adatta ad occupare quel posto. Io sarei la persona più indicata. Non ti sei mai distinto per l'umiltà. Ma adesso stai davvero esagerando. Quello che stai pensando, Ivano, non succederà. Non ci scommetterei. Comunque il nonno l'ha dato a me. Sì, ma questa storia non finisce qui, perché... Ma che ti è successo? Tu non sei mai stata interessata a certe cose. No, hai ragione, mai. Adesso invece mi interessano, adesso sì. Non so, credo di essere cambiata. O mi hanno cambiata. Comunque conosco molto bene tuo nonno. Non si servirà di una donna nell'organizzazione. Il nonno vede con molta simpatia l'idea di avere una Morandi al suo fianco, piuttosto che un arrampicatore ossequioso come te. Lo sai, oltre ad essere cambiata sei diventata più bella. Grazie. Stavo pensando che potremmo anche... Non provarci neanche per scherzo, Ivano. È inutile che mi respingi, tanto in un modo o nell'altro dobbiamo continuare a vivere insieme, no? Va bene, ma è solo per salvare le apparenze, per non trasgredire alle regole di questa casa. Tutti e due sappiamo fin troppo bene qual è la verità. Quindi è inutile che insisti, Ivano. Fantastico, fantastico! E dimmi, quanto sei cambiata in così poco tempo? Quanto? Non fare l'ipocrita. Sai bene che nel profondo non sono cambiata. Ah, sì, hai ragione. La morte modifica tante cose. Anche la vita, Ivano. Non devi dimenticarti del mio stato. Ma che fortuna. Che fortuna. Tu trarrai vantaggio da una situazione alla quale non hai contribuito. Non ti azzardare a picchiarmi. Ricordati che ora conosco molto bene quali sono i metodi che vengono usati in questa casa.
non provarci più. Va bene? Credo che tu abbia ragione. Devo cominciare a dipingere con colori più brillanti. Molto più brillanti. Sinceramente, signora Rinaldi, è un peccato. Rossella stava facendo dei progressi notevoli. Lo so, però ieri sera ne abbiamo parlato io e mio marito e lui ha deciso così. Non capisco. Vede, Lydia, il fatto è che ieri Rossella è tornata a casa e ci ha comunicato che anche i genitori di Anita ritirano la figlia dalle ripetizioni. Come? Anche la bambina lascerà le mie lezioni? Beh, sono solo chiacchiere tra ragazzini, naturalmente. Dovrà venire qui la madre per confermarle la cosa o... No, veramente, non capisco. È così chiaro, mamma. Franco! Non vogliono più avere a che fare con noi per via di papà. È per questa ragione. Lydia, senta, io e lei ci conosciamo da moltissimo tempo. E sa perfettamente che io non farei una cosa come questa se non ci fosse una ragione veramente importante. Voglio conoscerla, questa ragione. Forse è meglio un altro giorno, io ora devo andare. No, un momento, lei adesso rimane qui e ci spiega cosa si dice di noi nel quartiere. Franco. Mamma, certe cose è meglio non rimandarle, per favore, signora. Ecco, il problema è le chiacchiere che girano riguardo suo marito. Lei lo sa di cosa parlo. Questo non significa che a tutti noi non dispiace per la sua morte, però, beh, sa, un uomo che aveva due famiglie. E sì, insomma, è stata una doccia fredda per tutti. Lei si rende conto, signora? È imbarazzante, capisce? Come facciamo a dare una spiegazione ai ragazzi? Sa come sono i bambini? Domandano e non sappiamo cosa rispondere.
Io vorrei che lei riuscisse a capirmi, Lydia. Io l'ho sempre stimata profondamente, però avevamo già accettato la storia. Basta così. Ora può andarsene. Tenga. Arrivederci. Dio mio. Mamma, ti prego, non farci caso. Sì. Lo sai come la gente. Come se fosse così facile, vero? Mi piacerebbe tanto sapere cosa succederà quando io rimarrò qui da sola. Come farò ad affrontarli? Non potrò mica ignorarli in eterno. Sta tranquilla, mamma. Ci sarò io al tuo fianco. Non ti lascerò qui da sola. A chi telefoni? Lascia fare a me, d'accordo? Allora, posso riferire a Federico che accetti la proposta? Ma Sebastiano, fammici almeno pensare un pochino. Non credo che riuscirei a seguire l'edizione di una rivista. Cecilia, ma per questo non c'è problema. Possiamo assumere altro personale. Lo sai che sono pignola. Voglio essere responsabile di tutto e se posso fare da sola. Lo so, ma devi ammettere che è un vero delitto lasciare che la domenica la concorrenza ci superi dopo essere andati bene tutta la settimana. Per questo stavo pensando di fare questa edizione speciale per la domenica. Che cosa te ne pare? Ho capito. Però mi ci fai pensare. Avrò questo diritto, non credi? Certo, hai tutto il diritto. Pronto? Ah, sì, Micaela, sono io. Sì, come stai? Immagino. E la tua famiglia? Sì, dimmi. Naturalmente, sì, non ti preoccupare. Prenditi pure i giorni che ti occorrono. Sì, certo che abbiamo bisogno di te, però questo è ancora più importante. No, non ti fare problemi. Saluta la tua famiglia da parte mia. Un bacio. Ciao. Vedi, come se non avessi abbastanza guai, non potrò più neanche contare su una delle migliori fotografe della redazione. Dio solo sa per quanto tempo. Bene. Ora vado perché ho una giornata davvero tremenda. Devo parlare con mio nonno e l'edizione di oggi non è affatto facile. Comunque, avrei preferito andare via con un sì da parte tua, ma... Non posso prometterti più di questo. Va bene. Sebastiano? Sì. Che coincidenza. Tuo padre e il padre di Micaela nello stesso giorno. Strano. Che tragica coincidenza. Nascosta qui, eh? Su, vieni. Oggi non dovremmo andare nel fienile. Thank you.
torce! Luridi maiali che non siete altro! Papà! Animali! No. Animali! No, papà, lascialo! Sguazzerina! Via, no. Fuori di qui! No. Non papà. Fatevi più vedere! No. Schifosa! Papà! È una cosa che io non riesco a concepire. È inutile, non posso crederci. Ma come hai fatto a non accorgertene prima? Possibile che per più di 20 anni tu abbia vissuto con una persona che non ha fatto altro che mentire? Sì, è così. Io non credo che ci sia stato un solo giorno nella sua vita in cui non ha mentito. Ma come hai potuto essere così cieca? Franco, ti ricordo che anche tu hai vissuto con noi in questi anni. E allora? Hai avuto dei sospetti? Papà non soltanto aveva un'altra donna, ma anche degli altri figli. Senti, Michela, se io avessi avuto il minimo sospetto... Sì, certo, però non lo avevi, mi sbaglio. E nemmeno Mario, e nemmeno io. Perché pretendi tanto dalla mamma? Appunto per questo. Perché posso anche ammettere che abbia ingannato noi, i suoi figli. Ma non certo lei, sua moglie, la sua donna. Adesso capisco le sue lunghissime assenze. Le sue partenze, i suoi grandi ritorni. Quel suo misterioso lavoro itinerante, a questo mi riferisco. Io amavo tuo padre. Ah, mamma, per favore. Ma come può l'amore rendere così cieca una persona? No, Franco, no. Non si sospetta mai di qualcuno che si ama. E tu dovresti saperlo. Ma che parlo a fare? Tu non hai mai amato nella tua vita. Mamma, io rifiuto di pensare che l'amore renda così stupide le persone. Vuoi sapere una cosa, Franco? Io non ho mai sospettato niente, mai. E sono contenta. Perché so che forse un giorno riuscirò a perdonarlo. Perdonarlo? Sì, perdonarlo. Forse per il fatto che sei un avvocato hai una deformazione professionale. Basta. Vuoi solo trovare dei colpevoli. Basta, solo questo. Basta, per favore, non litigate. Basta, vi prego. Non farti illusioni, lascia perdere. Questo sarà un argomento ricorrente almeno per i prossimi 10 anni. Perché guarda che io non ho la minima intenzione di perdonarlo. Ah, molto bene. Mi fa piacere sapere che ora anche mio figlio vuole fare più o meno quello che faranno tutti gli altri qui a Ramaio. E vorresti anche che nessuno spettegolasse. Ma che bella pretesa! In un paesino lontano dal mondo, dove non succede mai un accidente, un giorno si scopre che Antonio Gonzales aveva 2 donne e 2 famiglie. Basta! Basta, Franco. Vattene, se ti vergogni tanto di tuo padre. Non mi vergogno per niente, non mi vergogno. Lui mi fa schifo. Franco! Sì, schifo! Smettila! Lascia stare, Michela, lascia stare. Poveretto. Forse non si rende neanche conto che insulta suo padre. Ma non te la prendere. Se siamo sulla bocca di tutto il paese, non è solo per papà. Una parte di merito è anche mia. No, no, Mario, no, no, per favore. Ne abbiamo già abbastanza di guai, per favore. Non hai sentito la signora Rinaldi? Che cosa ha detto l'altro giorno? Mi ha lanciato un'occhiata e ha detto... come se non bastasse che... sai cosa voleva dire, mamma? Mario, smettila, per favore. Non è proprio il caso. Cambiamo argomento, ti va? Voleva dire... come se non bastasse che mia figlia va a studiare a casa di quel drogato. Questo voleva dire. Proprio questo. Su, ora basta. Te lo chiedo, per favore. Non devi fare così, Mario. Non devi fare così, ti prego. Questo non è giusto. Noi non siamo colpevoli. Anche se tutta questa gente cercherà di rinfacciarci delle cose, noi non abbiamo nessuna colpa. Guardami negli occhi, ascoltami. Ora più che mai dobbiamo restare uniti. Non permettiamo a nessuno di dividerci. Non dobbiamo permetterlo per nessuna ragione. Basta. Ce la farai, ce la farai. Sì? Dove
Sono io, mamma, Sebastiano. È aperto, vieni pure. Stai bene? Si può stare bene. Si deve stare bene. È necessario, mamma. Stai tranquillo, mi passerà, non devi preoccuparti. No, non dirmi di sì come a un bambino, perché non lo sono più. Mi passerà. Con il tempo, vedrai. Riuscirò a dimenticare. Tempo. Quanto ce ne vorrà per trovare una risposta? A tutti i perché. Pensavo di conoscerlo, papà. Io credevo in lui. No, non voglio parlarne, per favore. Ma forse è necessario. Ci sarebbero molte risposte. Cosa vuoi dire? Non ti capisco, mamma. Chi ha condizionato la nostra vita è stato tuo nonno. Lui volle a tutti i costi che tuo padre mi sposasse. Lo obbligò praticamente. E obbligò me ad accettarlo come marito. Era una brava persona, se ti può consolare. Però non si ama qualcuno solamente perché è buono. Ma sei vissuta con lui tanti anni, mamma. Io non... Come mai sei qui, tesoro? Ero venuto appunto per parlare un po' con il nonno e a trovarti. Volevo sapere come stavi. E Tony? Tony si sforza di capire le mie assurde spiegazioni. Portalo qui uno di questi giorni, voglio vederlo. Anche lui vuole vederti, mamma. Su, non prendermi in giro, Sebastiano. Ma è vero. Se Tony aveva bisogno di una vera famiglia, noi non siamo stati quanto di meglio potesse trovare. Beh, nemmeno io, se per questo sono stato il migliore dei padri. Senti, per favore, Sebastiano, di a Rita di portarmi un analgesico. Mi è venuto un tremendo mal di testa. Va bene, mamma. Sebastiano. Sta tranquilla, cerca di riposare. Prima di andar via vengo a salutarti. Per favore, non dire niente a tuo nonno di quello che ti ho raccontato. Tanto è inutile rivangare il passato. Certe cose ormai non si possono più risolvere. D'ora in avanti, tutti noi ci troveremo a dover pagare un grande errore. Un errore immenso e doloroso. Il Signore voglia che il tempo possa essere misericordioso con noi e che riusciamo a dimenticare. Voglio solo questo. Dimenticare. Non ti pare che sia un po' troppo tardi per rimediare a quello che è successo? No. Questo è il momento. Sai, queste cose che succedono e commuovono sono soltanto un avvertimento. Chi non se ne rende conto è stupido. Papà è morto, nonno. E non si può tornare indietro. Non c'è più rimedio a questo. E per quanto riguarda l'altra sua famiglia, esiste. Non si può cambiare la realtà soltanto perché tu hai deciso che deve essere così, nonno. Sebastiano, è necessario che tu lo faccia. Nella mia vita ho dovuto lottare molte volte per cambiare il destino. L'uomo diventa forte e invincibile quando mette tutto se stesso per raggiungere un obiettivo. Bene. Ti vorrei fare solo una domanda. Cosa
cambierebbe se io accettassi di tornare a vivere qui. In primo luogo, potresti stare vicino a tua madre, come lei merita e desidera. E poi c'è il mio pronipote. Sta crescendo praticamente da solo. Siamo la sua famiglia, Sebastiano, e su questo non ti ho mai sentito dire una parola. Beh, lasciami perlomeno sentire quello che dice Tony. Tony sarebbe contentissimo di tornare qui. Gli è sempre piaciuta questa casa. Immagino che si annoierà molto quando tu lavori. Deve sentirsi coccolato, protetto, amato. Le donne sono maestre in questo. E ce ne sono fin troppe qua dentro. Su questo ti do ragione, nonno. Ce ne sono troppe in questa casa. Ritengo che tu non ti dia abbastanza da fare per trovare una nuova madre a Tony. Come dici? Che dovresti guardarti intorno. Ci sarebbe Lily. Sarebbe l'ideale per te. A te, evidentemente, non solo piace modificare la realtà, tu vuoi soprattutto distorcerla, adattarla, affinché soddisfi sempre le tue esigenze, a qualsiasi costo. E perché no? Che c'è di male in questo? Si possono commettere dei gravi errori per riuscirci, nonno. E il fine non giustifica i mezzi qui. Sono frasi fatte, però molto precise. Non ti capisco, ma non vuoi che io cerchi di riunire la mia famiglia sotto lo stesso tetto? No, non è questo, nonno, no. E allora? Può succedere che un peccato sia molto più grande di qualsiasi penitenza. Un peccato. Tanto tempo fa tu hai fatto pressione affinché mio padre e mia madre si sposassero. Hai voluto distorcere la realtà. Hai forzato le circostanze. Però a tuo vantaggio. Secondo i tuoi criteri. E all'improvviso oggi ecco che la realtà esplode. Di colpo, in modo travolgente, con risvolti drammatici, terribili. Per questo, nonno, credo che la sola cosa che tu possa fare sia assumere le tue responsabilità. Addio. Giornata. Oh no. Ti prego. Ti prego, comportati bene, macchinina, ti prego. No, 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 no. Le donne non dovrebbero proprio guidare. Mi mancava solo di incontrare un maschilista, povera me. No. Secondo me le belle donne devono avere l'autista. Sinceramente, ora mi accontenterei anche solo di un meccanico. Sì? Bene. Allora apre il cofano. Lei ne capisce? Naturalmente. Sicuro? Ah. Ecco qua. È tutto suo. Oh. Si risparmi stupide battute tipo ogni tanto va messa la benzina perché c'è il pieno. Ecco, perché non riprova ora? D'accordo. Caspita! Lei è veramente un mago. Visto?
Bene, la ringrazio. Vado di fretta, devo tornare al lavoro. Ancora grazie infinite. Solamente questo? Beh, non pretenderà che le dia un bacio di passione per avermi sistemato due cavetti staccati, no? E che cos'altro dovrei fare per poter avere questa ricompensa? Niente. Posso suggerire una cosa? Un caffè. Perché non mi accompagna a prendere un caffè? Un altro giorno, mio nobile cavaliere. Forse lei non ci crederà, ma devo lavorare, veramente. Va bene, un altro giorno. Quando? La prossima volta che si romperà la macchina, d'accordo? Nel dubbio, rimanga qui nei paraggi. Chissà che non ricapiti oggi. Bye bye. Bye bye. Grazie ancora. Buona fortuna. Come si è comportata al cimitero? Chi, mamma? Lei. Quella donna. Mi sarebbe piaciuto conoscerla meglio. Così almeno avrei saputo con chi ho diviso l'amore di tuo padre per tutti questi anni. Non ti sarebbe piaciuta, mamma. È talmente diversa da te. Appartiene a un mondo lontano dal nostro. Perché? Solo perché ha tanti soldi. Lo sai bene che il denaro crea delle distanze tra la gente. Se avessi visto con quali vestiti sono venuti al cimitero, con quali macchine. Sai una cosa, tesoro? È incredibile come si possa convivere con qualcuno tutta una vita e alla fine accorgersi di non conoscerlo. Io non ho mai conosciuto tuo padre. Soltanto ora me ne sto rendendo conto. Ed è molto doloroso. Mamma, non pensarlo neanche. Credo che anche papà abbia sofferto. E sono sicura che quando diceva che ci voleva bene, era sincero. Non lo so più, Michaela. Non lo so più. Vuoi che ritorniamo a casa adesso? Sì, sì. Sì, tesoro, certo. Non si vergogna. Hanno un bel coraggio. Non uscirei di casa se fossi il loro. Hai saputo qualcosa di Michaela? No, niente. Appena arrivo a casa voglio provare a telefonarle. Vuoi che le dica qualcosa? No, solo che Cecilia era un pochino preoccupata per lei, per il suo lavoro. Sebastiano, dimmi la verità. È questa. Bene. Posso darti un passaggio? No, ho la mia macchina. Voglio tornare presto a casa per poter stare un po' con mio figlio. D'accordo. Dagli un bacione da parte mia. Sì, grazie. Ciao, ci vediamo. No. Oh, no, di nuovo. Sebastiano! Zucchero o saccarina? Va bene. Va bene. Facciamo un accordo. Mm-hmm. Saccarina. Però domani. Per favore. Va bene. Saccarina. Ma che sia domani. Solo se mi rimette subito a posto la macchina. Certo, i suoi ordini. Ci vuole solo un minuto. Ecco qua.